Devo fare solo un applauso a questi ragazzi, all'allenatore Bucaro che sta lavorando alla grande e dobbiamo continuare con quella fame, quell'umiltà che ci sta portando avanti. Quindi sono fiducioso di questi ragazzi e sono sicuro che alla fine possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Non ha dubbi Livio Scuotto, direttore dell'area tecnica del Bisceglie, e le due sconfitte contro Cavese e Juve Stabia non cambiano il giudizio sul rendimento dei nerazzurri di Giovanni Bucaro nelle prime sei partite giocate nel gruppo C di Serie C. Il bottino è di 7 punti in 6 gare. La consapevolezza è quella di chi è partito in ritardo e ha messo in conto anche dei fisiologici stop. Dovevamo fare la Serie D, avevamo costruito una squadra di D, anche in ritardo pure per la D. Poi addirittura, per fortuna nostra, ci siamo trovati in C e abbiamo comunque smantellato un po' la squadra che avevamo costruito in D e abbiamo messo degli innesti dentro di C, che poi abbiamo fatto la squadra a settembre. Quindi dovevamo anche accontentarci di quello che c'è sul mercato, però siamo molto contenti. Parole di chi è stato chiamato ad allestire una rosa competitiva in meno di un mese in un gruppo dall'elevato coefficiente di difficoltà. È un campionato difficilissimo, sembra una Serie B per il blasone delle piazze, delle squadre. Io avrei firmato all'inizio, trovarmi a 7 punti oggi, per me è un miracolo. Ultimo innesto nella rosa di Bucaro è l'attaccante franco-camerunense Yannick Makota, classe 92, con una carriera spesa tra Portogallo, Francia, Belgio e Lussemburgo. È un giocatore di forza, un giocatore forte fisicamente, una prima punta, uno che gioca molto di sponda, uno che fa salire la squadra, quindi un giocatore potente, che serviva, oggi al Bisceglie. Prossima tappa in calendario è il derby contro il Monopoli di domenica prossima al Ventura. Di fronte ci sarà un avversario ferito da un altro KO con una pugliese nello scorso turno, la Virtus Francavilla, passata per 3-1 al Veneziani. Affrontare il Monopoli domenica sarà un'altra partita difficile, con un Monopoli che comunque ha fatto una buona campagna acquisti, comunque ha fatto degli investimenti importanti, quindi poi è derby, quindi ci dobbiamo preparare a un'altra gara molto piena di insidie.